Тільки виправдовують і заперечула Русія персонала консилекона реальта фіно докузав комесо кілокели трупи руси абвімент фато. Нас у навіть того, що очевидно, очевидно для всіх у світі зробили саме російські війська. Naturalmente ciò che vediamo sul terreno in tutte le regioni dell'Ucraina sono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e noi facciamo di tutto per porvi rimedio. Ora noi abbiamo avviato 5.600 casi in Ucraina che riguardano solo i crimini di guerra. Nel caso principale su cui stiamo indagando ci sono 500 sospetti. In Russia c'è un consenso unanime, patriottico. Ed è questo, uccidere la feccia nazista. Chi vorrebbe mai detenere questa feccia come prigionieri di guerra? Io ti condanno, Lovka Zelensky, con un anatema. no Zelensky! Vedremo un altro ciclo di escalation nel Donbass e questo sarà una gran, un grande banco di prova per le capacità militari. Non so quanto tempo ci vorrà, magari una settimana, magari due. Dopodiché penso che le possibilità di una risoluzione pacifica dovrebbero essere più elevate. Abbiamo dato un'altra Abbiamo fornito ulteriore aiuto a coloro che si trovano in Ucraina e nei paesi limitrofi tramite la Croce Rossa internazionale e altre organizzazioni. Di fronte alla guerra difendiamo la vita umana e aiutiamo i bisognosi. L'Italia difenderà l'Ucraina. Lo vediamo oggi nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo. Sì, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce delle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. Si ripongano le armi, si inizia una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, eh, buon avvio di settimana. Eh, sapete che c'è stato il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia. Eh, c'è una distanza di oltre tre punti, secondo gli scrutini ufficiali del presidente uscente Macron e la leader del Front National Marine Le Pen. Eh, si giocherà dunque tutto nel prossimo turno eh, di ballottaggio. Ed è una notizia di prima grandezza che non riguarda ovviamente soltanto la Francia, ma anche il futuro dell'Europa, soprattutto alla luce della guerra in Ucraina, che oggi segna il 47 giorno, eh, con una settimana che si annuncia molto intensa, molto calda per il Donbass, per la parte eh, ad est del paese dove potrebbe esserci quella che da molti analisti è considerata l'offensiva finale dei soldati russi, ma anche la parte meridionale del paese è interessata ai bombardamenti, ai nuovi combattimenti, c'è il leader delle milizie cecene Kadirov che ha fatto sapere eh, "Prenderemo Mariupol, prenderemo altre città e arriveremo anche a Kiev". Oggi è una giornata importante anche sul fronte diplomatico. Il cancelliere austriaco eh, Niamar sarà da Putin, il primo leader occidentale eh, che è in visita dal presidente della federazione russa per cercare di capire se ci sono degli spiralli di negoziato. Il cancelliere austriaco aveva visto nei giorni scorsi anche il presidente ucraino eh, Zelensky. Zelensky che avete visto è tornato nuovamente con un video eh, notturno e a proposito delle atrocità e degli orrori commessi dai russi soprattutto a Bucha e eh, a Kramatorsk ha detto che eh, i russi hanno perso, lo avete sentito, il contatto con la realtà, vogliono addossare gli ucraini di eh, queste stragi e soprattutto sono dei codardi e stanno diventando dei nuovi mostri. Eh, a concludere questo quadro, la missione importante oggi del Premier Draghi e del Ministro degli Esteri Di Maio vanno in Algeria perché si stanno cercando eh, in maniera spasmodica fonti alternative al gas russo. Vi presento i nostri ospiti, bentornata da Annalisa Chirico, ciao Annalisa. Buongiorno. Saluto e ringrazio il direttore di avvenire Marco Tarquino, ciao Marco. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, a tutti. Buongiorno a te, buongiorno e buona settimana ad Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice. Ciao Antonella. Grazie, buongiorno Andrea. E saluto collegata con noi eh, da Kiev Oksana eh, Pash eh, Pashlovska che insegna eh, lingue e letterature eh, dell'Ucraina all'Università della Sapienza. Buongiorno a lei e che sappiamo, credo dopo pochi giorni dall'inizio dell'invasione russa, è tornata a Kiev per assistere l'anziana mamma che credo sia una delle eh, poetesse più note di tutta l'Ucraina insomma un intellettuale e una scrittrice eh, buongiorno Oksana e grazie di essere con noi eh, voglio partire però da Marco Tarquino anzi saluto nel frattempo e ringrazio Marco Di Liddo buongiorno, buongiorno a voi. che ci ha raggiunti lavora al Centro Studi Internazionale ci ha già aiutato nei giorni scorsi a districarci eh, insomma, in tutte le questioni che riguardano la le tante guerre che la guerra ucra ucraina rappresenta, eh, Marco Tarquino, volevo chiedere a Marco a proposito delle parole che sentivamo eh, di Papa Francesco. Eh, insomma, è una bella speranza quella di credere in una tregua pasquale, ma non se ne vede l'orizzonte? E, e sarebbe una tregua lunga che andrebbe dalla nostra Pasqua, la Pasqua occidentale, quella cattolica evangelica. Alla Pasqua ortodossa, almeno che è della eh, domenica successiva. Sarebbe un tempo per cercare di dare una sostanza diversa al negoziato in atto, ma faticoso, inconcludente, eh, e soprattutto per, per dimostrare che si può sfermare l'uso delle armi. Il servizio introduttivo, Andrea, che avete fatto è esemplare per far capire il punto in cui siamo. No? Il, la tragedia che continua con le vittime. Vediamo uh, soprattutto il popolo aggredito noi, perché quelle sono le immagini che, che sono disponibili ed è terribile ogni giorno questo. E, e al tempo stesso le parole armate che continuano a essere usate e che sembrano irrimediabile la China dello scontro. Sembrano rendere irrimediabile la China dello scontro. L'anatema dell'ideologo de, dell putiniano sì. è impressionante così come l'idea che con una guerra in corso, che ogni guerra è crimine, la guerra è il crimine per eccellenza, sì, sì. con le armi di cui disponiamo, l'idea che si possa pensare che in guerra non ci siano crimini contro l'umanità, la guerra è crimine contro l'umanità. Questo è, è il dramma che dobbiamo mantenere ben chiaro davanti ai nostri occhi, se non abbiamo questo non finirà questa carneficina. Grazie Marco, questo è un po' come dire l'introduzione, dobbiamo andare velocissimi in pubblicità e poi ripartiamo sentendo tutti gli altri eh, nostri ospiti e, e insomma questo era il pensiero iniziale, la riflessione iniziale di Marco Tarquino, poi torno ovviamente a Marco Tarquino perché ho da fargli un'altra domanda che anche questa eh, desta molta curiosità e molte aspettative in tutti noi, lo vediamo dopo la pubblicità, tra poco. Allora faccio un supplemento di domanda a Marco Tarquinio, eh, insomma il Papa è stato invitato a più riprese da Zelensky a Kiev. Ha espresso la volontà, stando alla situazione che conosciamo, di volerci andare. Sarà possibile, secondo te, a breve ovviamente, una missione, un viaggio di Papa Francesco a Kiev? Io, Andrea, abbiamo imparato a conoscere Papa Francesco. E dove c'è una sofferenza immensa, lui vuole andare per toccare la carne degli uomini e delle donne che vivono questa sofferenza, per stare loro accanto. Io penso che la strada per Kiev sia una strada lunga che dovrebbe poi continuare fino a Mosca perché deve essere la strada che porta a fermare le armi. Eh. Eh, Questa è, è la mia sensazione. Quando il Papa dice che deve, la cosa deve essere conveniente, non è conveniente da un punto di vista eh, diplomatico, è conveniente in, in maniera astratta, è conveniente ne, nell'obiettivo di far fermare le ostilità. Io vorrei che da parte ucraina e da parte russa, sì. questo è il sogno di uno che ama i poeti, se non sbaglio la mamma della professoressa è Lina Kostenko, sì. è una delle grandi poetesse ucraine. Certo. Ed è una voce sorella a quella di Olga Sedakova, la grande poetessa russa che ha speso parole per la pace coraggiose. Opponendosi alla guerra di Putin. Sì. Io vorrei che fossero loro a dettare le parole accanto a Francesco in questo tempo. So che è un sogno, dicono da irenista, da pacifista, ma o troviamo parole diverse o non usciamo neanche dal vortice di questa distruzione immane nel cuore d'Europa che continua a pesare per generazioni, non solo fra ucraini e russi, ma eh, per tutti noi europei. Sì. Allora, Prima di arrivare ad andare dalla professoressa eh, Pasciolowska eh, voglio chiedere una cosa a Marco Di Liddo sulla scia di quanto diceva Marco Tarquinio, cioè il Papa nel caso dovesse arrivare lì deve avere qualcosa di concreto no? per arrivare perlomeno a un cessate il fuoco, mettiamola così, la metto in maniera un po' brutale, eh, dal suo punto di vista questa missione oggi del cancelliere tedesco da Putin cosa può rappresentare? Beh, eh, se non altro può provare innanzitutto a testare ulteriormente la volontà politica di Putin sì. in un momento diverso della guerra. I, gli incontri che c'erano stati con l'inquilino del Cremlino erano stati tutti precedenti all'invasione. Sì. Adesso magari si vuole verificare ecco, cosa pensa, tra virgolette, lo Zar dopo oltre un mese di guerra e dopo un esito della campagna militare non eccezionale però eh, la condizione sul campo, l'equilibrio del negoziato è ancora precario e quindi difficile aspettarci qualche concessione in questo momento storico. Ma perché il cancelliero? Sicolo? È una domanda che magari qualcuno si fa, no? Cioè, ci sono tanti leader occidentali che appunto, come lei ricordava, cioè, prima dell'invasione hanno tentato, hanno parlato con Putin, eh, ma è un'iniziativa, come dire, solitaria? Questa? No, un'iniziativa un solitaria no, perché sicuramente è stata concordata a livello europeo. Sicuramente l'Austria usufruisce del suo status, status di paese certo. neutrale, che gli permette di andare a parlare e di paese che tradizionalmente ha ospitato gli scambi e i colloqui ehm, no? ufficiali e non ufficiali negli anni della Guerra Fredda. Quindi è un portato sì. tecnico e simbolico molto particolare. Vediamo come andrà questo incontro, professoressa. Vado subito alla professoressa. Paszolovska, eh, per chiedere a lei, eh, che già è stata ovviamente intervistata molte volte in molti programmi, eh, però ho, ho bisogno di chiedergli allora: ma che idea si è fatta eh, di questa operazione di Putin? Cioè, Putin che cosa vuole ottenere dall'Ucraina? Ma in sostanza non si tratta di, eh, della decisione di Putin di ottenere qualcosa dall'Ucraina. Noi dobbiamo guardare, eh, andare indietro nel tempo e guardare quello che stava succedendo anche da vent'anni, eh, praticamente in Russia, cosa sta succedendo in Russia da centinaia di anni sostanzialmente. Noi, se prendiamo il, la narrativa russa sull'Ucraina, eh, abbiamo sostanzialmente un, una continuità dell'odio. Che accompagna tutte le fasi del rapporto tra questi due paesi per cui ehm, non è una decisione istantanea non è una decisione che riguarda la, il momento attuale da quando Putin è salito al potere è già cominciata questa eh, contrapposizione eh, con l'Europa che ufficialmente è cominciata dal 2008 eh, due maidani in Ucraina 2000 eh, 5 2013-2014 hanno accelerato questa decisione di praticamente di sterminare l'Ucraina. Noi, se guardiamo questi ultimi testi che sono apparsi, il testo del politologo, politecnologo cosiddetto Sergei Tsev e eh, dell'ex presidente Medvedev, eh, sostanzialmente Medvedev cosa dice? Che tutti gli ucraini sono nazisti, che vanno sterminati. Sì e, la, uh, e, l, e il, perché uh, la Russia debba uh, vivere tranquilla e felice um, l'articolo di Sergeyev è molto ma molto importante e insomma andrebbe diffuso in, in, uh, in Italia perché in, in tutto l'Occidente perché questo è come lo, lo chiama Timothy Snyder quindi il massimo specialista diciamo della dell'est Europa e specialista anche dei genocidi, lui lo chiama manuale del genocidio e dice una cosa molto importante che sostanzialmente i nazisti sono stati dichiarati gli ucraini che non vogliono essere russi, che rispettano la cultura ucraina e che amano eh, l'Europa e vogliono entrare eh, nell'Unione Europea. Eh, quindi la parabola è questa, per cui eh, in, in effetti Medvedev cosa ha detto? Che Finita l'Ucraina, noi eh, cominceremo a instaurare il nostro ordine da Lisbona a Vladivostok. Cioè, è un, eh, un, una parabola rovesciata: de Goliana da, da Lisbona a Vladivostok. Sì lo spazio dell'Europa, della democrazia, Medvedev dice ci sarà lo spazio dell'Eurasia, quindi lo spazio della eh, dittatura, lo spazio dove il nuovo ordine sarà dettato eh, dalla eh, Russia. Quindi bastano, bastano questi due testi inequivocabili per capire di cosa si tratta e eh. in, questo, in questo articolo di Sergezov si dice praticamente che tutti gli ucraini, indifferentemente, insomma, eh, vanno eh, sterminati. E questa è una Se... cosa gravissima, io lascio a parte il discorso anche se è questo il discorso è importante che in, tutto questo, um, in tutta questa terminologia si dimentica che esiste e è, è esistito il nazismo è, è, no, certo. è la denigrazione della seconda guerra mondiale è la denigrazione della ah, seconda ebrei, la, la, blocco, del la blocco un attimo mi scusi, questi, mi scusi eh, professore, un attimo, la blocco un attimo, forse non ci sente, sì, sì la blocco eventi, un attimo, eh, mi scusi, eh, io non so, vediamo l'audio perché forse non ci sente bene, eh, perché volevo fare un altro paio di domande, eh, vengo però qui in studio eh, da Annalisa Chirico. Eh, insomma, prima eh, anche Marco D'Arquino eh, ha fatto riferimento alla copertina, no? la bella copertina di Francesco Bardaro di stamattina che ci dà un po' la, la fotografia di, della situazione e non se ne vede una via di uscita dal punto di vista bellico, adesso vediamo se sarà la settimana più cruenta per quanto riguarda il Donbass dal punto di vista politico, insomma la, la diplomazia mi pare sia completamente in stallo, adesso vedremo il tentativo, ci auguriamo porti a uno spiraglio del cancelliere austriaco. Eh, a questo punto della situazione, qual è la tua riflessione? Ma io è vero che il vero eh, passo di svolta possa ehm, realizzarsi se gli Stati Uniti, oltre che nella partita della fornitura di armi militari, entrano anche nella partita vera della pace. Eh, abbiamo visto prima i tentativi di mediazione, quelli iniziali di Lukashenko in Bielorussia, poi ci sono state le telefonate di, del presidente francese Macron e di Scholz, il, il cancelliere tedesco, poi ancora i negoziati di Istanbul che non sappiamo più. Dove sono finiti, ma è chiaro che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sentiamo una... assistiamo a un, um, a un rimpallo di responsabilità con fatti peraltro atroci, drammatici, sì. come appunto quello delle fosse comuni, eccetera, eccetera. Ma vediamo che si parla soltanto di come aumentare la fornitura delle armi e questo è il linguaggio degli Stati Uniti, e questo è il linguaggio della NATO. Si parla soltanto di come fornire più armi agli ucraini e questo non aiuta la de-escalation. Quindi, io spero che la politica e la diplomazia, e in questo gli Stati Uniti. Uniti possono davvero segnare un passo un cambio di passo, debbano tornare a ehm, acquistare una, una posizione centrale perché soltanto se parliamo di come far tacere le armi e quindi dei punti del negoziato che includono anche l'autonomia del Donbass, probabilmente adesso le operazioni militari si concentreranno proprio nella regione del Donbass, io credo anche che ehm, la notizia che il 9 maggio, nel giorno dell'anniversario della vittoria sì, che sono della seconda che si parla di questa guerra data, mondiale no? Sì, però nella propaganda russa potrebbe avere un significato Simbolico appunto far coincidere la, la fine di queste operazioni militari proprio nella giornata che celebra la vittoria della seconda guerra mondiale. Ehm, quindi io credo che da qui al 9 maggio si debba davvero lavorare alacremente e, e gli Stati Uniti in primis sanno il dovere di spingere sul negoziato e di parlare di come far tacere le armi piuttosto che proseguire il conflitto con la fornitura di armi. Io credo che eh, questa sia la priorità. Dico gli Stati Uniti anche perché l'Europa Andrea sembra giocare un po' di sì, rimessa. Insomma di... Non sembra Rimessa e, e vediamo che mm. eh, sostanzialmente non c'è una vera voce autonoma, diplomatica no, non, europea. Non eh, la Nato, sappiamo che gli Stati Uniti sono il motore della Nato e quindi dobbiamo confidare ah, nella responsabilità e nel, in un cambio di passo anche da parte Stati di questa Uniti. amministrazione Biden. Chiarissimo, voglio andare da eh, subito a Antonella Boralevi ricordando una cosa, perché se poi davvero questa data del 9 maggio fosse quella di un annuncio, non so di che tipo eh, di Putin, ci dobbiamo preparare adesso poi lo chiedo dopo a Marco Di Liddo a una, combattimenti cr molto cruenti nel Donbass, nella parte meridionale del paese, se no che cosa annuncerebbe Putin, non lo so, lo dico in maniera così, un po' eh, un po' rozza, ma credo che sia questa poi la, la, la situazione Antonina Boralevi, in questi giorni purtroppo eh, non abbiamo fatto che parlare Giustamente, legittimamente, di tutta la galleria degli orrori, delle atrocità eh, perpetrate in Ucraina. No? Credo che questo sia stato un po' eh, il, il fil rouge di questi giorni. Guarda, io penso eh, che bisogna eh, smettere di ragionare sul nulla. L'Europa ha una voce unica e io sono convinta che l'avrà finalmente anche nell'embargo sul carbone e il petrolio russo. Eh, credo che eh, sia importante capire qual è la posizione dell'opinione pubblica russa e io ho letto sul Corriere della Sera un'intervista di Fubini che ho scastampata proprio nel cervello a un ex consigliere di Putin adesso. Consigliere di Lavrov, il quale dice con chiarezza due temi. Il primo dice: Ah, l'Ucraina non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è cambiare l'ordine mondiale e creare un ordine mondiale al centro del quale ci sia la Russia. E il secondo punto, costui dice: Guardate, voi come Europa non contate nulla, dovete capire che vi dovete armare. Allora, se noi continuiamo a credere che la pace sia una parola neutrale, a raccontarci la favola che se noi armiamo l'Ucraina la guerra non finirà mai. Noi diciamo nei fatti, e qui esercito proprio la logica: due punti. Primo, che a questo punto dovremmo essere tutti nazisti, perché se Churchill e la Francia avessero ragionato così, quando Hitler lo fecero la prima volta quando Hitler uh, fece l'annessione dell'Austria, lo fecero nei mesi successivi quando invasi i sudeti in Cecoslovacchia. Lo fecero quando invase del tutto la Cecoslovacchia il 15 marzo del 39, poi dopo che si era messo d'accordo con Stalin, perché la storia sta lì, cioè la storia basta studiarla, adesso la conosciamo. Quando si mise d'accordo in agosto con Stalin per spartirsi di fatto la Polonia con un patto di non aggressione, dopodiché il primo settembre Hitler andò in Polonia. Allora a questo punto noi vediamo. E ce l'ha raccontato il lapsus dell'ambasciatore russo all'ONU, che ha detto che i cadaveri di Buccia non erano lì prima che i russi arrivassero. Poi si è corretto dicendo l'opposto. Eh, questo è importante da dire, cioè noi tutti vogliamo la pace. Noi tutti abbiamo paura della terza guerra mondiale. Però per farlo bisogna farsi anche delle domande. Cioè non basta dire voglio la pace, perché la pace la deve fare Putin. Esattamente come Zelensky, ma direi più Putin, perché è Putin che ha invaso questo eh, paese eh, libero eh, sì. e democratico. E chiudo dicendo una cosa, Andrea, io non so sinceramente cosa capiti agli altri. Però posso dire quello che capita a me e che spiega anche tante persone che non credono ai massacri e al, alla tragedia, all'orrore, alle violenze, che i nostri coraggiosissimi inviati di guerra ci documentano a costo della vita, perché ne sono morti sette di giornalisti e perché in Russia l'opinione pubblica naturalmente vede soltanto l'informazione di Putin. Io penso che sia per noi, per me, per me. Guarda, parlo per me. È impossibile reggere questo orrore. Sentire di un, io ho sentito di una bambina, e, e gli hanno fatto l'autopsia, violentata nove volte e poi ammazzata da nove persone diverse. Allora queste cose noi non le possiamo tollerare. Allora cosa diciamo? Sono finte. Ma non è così mm. che dobbiamo affrontare questa tragedia. Dobbiamo avere gli occhi e il cuore aperti e soprattutto ricordarci la storia. Sì. Sì, c'è poi una, come in tutte le guerre, formidabile guerra di propaganda, come in tutte le guerre. Marco Di Lido, eh, due domande rapide ti faccio. La prima riguarda quello che dicevo prima, cioè eh, Putin per parlare di una qualche vittoria, ha ammesso che tutto questo accade il 9 maggio, cosa deve portare a casa? Allora... Per arrivare al 9 maggio Putin deve fare due cose, deve cercare di consolidare il controllo sul corridoio di Mariupol e sull'oblast di Kherson che è a nord della Crimea e deve cercare di... Vediamo la cartina mentre di riducire, eccola qua. E deve cercare di conquistare completamente i due oblast, le due regioni di Lugansk e di Donetsk, quindi sottomettere Kharkiv e il vettore che poi porta a Slavyansk. In questo modo può arrivare al 9 maggio e dire che la parte più russofila, tra mille sì. virgolette, del paese è liberata ed è sotto il controllo russo. Ma per fare questo serviranno due-tre settimane di combattimenti molto intensi, molto, molto. perché adesso si combatte villaggio per villaggio e gli ucraini daranno tutto per resistere. Quindi non sarà una battaglia facile. A quel punto le strade sono due. O Putin cercherà di cristallizzare una situazione de facto, quindi si trasformerà quella zona in un gigantesco conflitto congelato, perché a un certo punto anche la resistenza ucraina potrebbe essere sfiancata, certo, oppure dubbio. si cercherà di parlare e tutte le parti dovranno rinunciare a, a qualcosa. qualcosa. Beh, questo è evidente. Ma è molto complicato stabilire qual è e il limite. invece... Rispetto anche a quanto diceva Antonella Boralevi, cioè eh, tutti fin dall'inizio, soprattutto quando la Russia ha agitato la minaccia nucleare, abbiamo, temiamo, insomma, siamo molto preoccupati per un possibile, no, adesso non soltanto conflitto nucleare, ma una terza guerra mondiale. Quello che le chiedo è c'è un reale pericolo che la guerra si espanda? L'altro giorno io citavo Mosca che a proposito delle armi, no, che l'America sta fornendo all'Ucraina, ha detto eh, attenzione, era l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, lo, lo ha detto, attenzione perché eh, potrebbe questo sfociare in un confronto militare diretto tra Russia e gli Stati Uniti. Abbiamo sentito che la Cina, eh, dal canto suo, ha deciso di aumentare l'arsenale nucleare, cioè eh, è uno scenario verosimile questo o no? Dal punto di vista probabilistico il rischio c'è. Non dobbiamo, non dobbiamo raccontarci una bugia, ma semplicemente perché i fattori di crisi, i fattori di rischio, anziché neutralizzarsi e diminuire, si mantengono costanti. Ci può essere un incidente, ci sì. può essere un, um, un casus belli, e poi non dobbiamo mai dimenticare che il supporto che l'Occidente sta dando all'Ucraina è indispensabile per la resistenza ucraina. Noi dobbiamo sottolineare una cosa: se noi non riforniamo logisticamente e militarmente l'Ucraina, l'Ucraina nel giro di due settimane viene eh, spazzata via, perché è questa è una realtà tecnica, non è sì, un'opinione, sì, perché il supporto militare che noi diamo è tecnologicamente talmente importante che consente a un esercito che era meno equipaggiato e meno attrezzato prima del conflitto di reggere l'urto di una forza di invasione. Che ha artiglieria, carri armati, certo. aerei in numero superiore, che poi eh... magari non li sappia usare. E eh, questo è un altro maniera... discorso. È, un altro discorso. Allora, è tardissimo, vado in pubblicità, poi torno. Eh, chiedo anche eh, alla professoressa di restare con noi perché abbiamo un paio ancora di domande da farle. Torniamo subito dopo la pubblicità, vi mostriamo una questione che riguarda i profughi. No? Tantissimi gli ucraini che sono fuggiti dalla guerra, l'Italia ne ospita. Eh, credo oltre 80.000, siamo andati eh, sulla riviera eh, di Rimini, la riviera romagnola, perché molti albergatori hanno ospitato famiglie o singole donne, soprattutto eh, ucraine, è scoppiata una polemica tra associazioni eh, di albergatori e oggi anche chi ha dimostrato solidarietà nei confronti di queste persone rischia la beffa. Lo vediamo dopo la pubblicità. andare a casa, però non si può. Chi ha lasciato lì? È marito, sorella, il nipote. È stata con sei figli? Sì, un figlio. Vuole andare a casa e poi deve andare anche alla scuola a settembre perché è 24 maggio e sei anni. Dall'inizio del conflitto, qui a Rimini, gli alberghi vuoti del litorale hanno aperto le porte ai profughi ucraini. Ne sono arrivati quasi 3.000. Un legame che parte da lontano, visto che la manodopera da sempre qui proviene proprio dall'Ucraina. Abbiamo aperto inizialmente le porte di qualche camera, ritenevamo che insomma fosse necessario perché come abbiamo detto mille volte la guerra corre sicuramente più veloce rispetto alla burocrazia. Quindi eravamo certi che solo noi potevamo riuscire a dare la prima accoglienza. E contavamo sul fatto che insomma la macchina dello Stato, dell'accoglienza di Stato, si fosse mossa in maniera un po' più rapida, così non è stato. Gli albergatori della nostra associazione hanno speso circa 200.000 euro di soli consumi energetici. Eh, mi pare chiaro che insomma nessuno gli verranno mai rimborsati, quindi hanno aperto veramente il cuore. E siamo stati quasi accusati di aver organizzato ad arte il trasferimento di rifugiati a Rimini, cosa assolutamente non avvenuta. Il piano del governo non prevede l'accoglienza dei profughi negli alberghi ma nei CAS. Un gruppo di albergatori, da una parte mossa proprio anche dallo spirito umanitario, hanno incominciato a ricevere persone attraverso anche la partecipazione del Comitato Italia per l'Ucraina dove hanno fatto pullman sono andati a prendere le frontiere e li hanno portati sul nostro territorio in questo modo nel giro di pochissimi giorni ci siamo trovati un numero sempre crescente di queste persone a un certo punto chiaramente c'è stato un po' uno stop anche da parte della prefettura dicendo adesso basta noi ci siamo raccomandati mi raccomando, non accettate profughi fino a quando non sono stati contrattualizzati, gli alberghi non sono stati verificati o non siete stati chiamati dalla prefettura. Oggi il piano del governo è quello di smistare i profughi anche in altre regioni, anche se loro non vorrebbero andare via. E io prima ho lavorato qui 15 anni, ho pagato contributi, c'è residenza, c'è tutto qua. Adesso dicono che devo andare a Puglia o a qualche altro paese. 15 anni a Rimini, non voglio andare a... Paese. Loro qui hanno parenti, hanno le madri, hanno le sorelle, hanno anche un semplice amico. Ma provate a pensare, per una donna e un bambino che non conoscono la lingua, quanto sia importante anche solo un amico come anello di congiunzione sul territorio. Ci è capitato ad esempio un bambino. Abbiamo provato a fargli scegliere qualche giocattolo, si è fermato solo quando ha trovato un fucile e ha detto perché voglio giocare alla guerra con i russi. Ecco, tanto per non dimenticarci un altro aspetto di questa guerra, quello appunto dell'accoglienza. Sappiamo che ci sono dei paesi, la Polonia in primis, che stanno subendo, hanno subito insomma, una grandissima pressione. Sappiamo che moltissimi ucraini stanno, c'è stato un flusso inverso, sono tornati, stanno tornando nel loro paese e sappiamo anche che molte volte eh, ritroveranno al posto, per esempio, delle loro case un cumulo di eh, macerie. Vorrei eh, fare un rapido giro di nuovo con i nostri ospiti, eh, ripartendo subito dalla professoressa Pashlovska. Eh, professoressa, cosa pensa di Zelensky, no? l'uomo simbolo dell'Ucraina, eh, il capo diciamo, della resistenza ucraina? Che cosa pensa? Beh, eh, devo dire che io sono eh, diciamo contraria alle forze populiste in genere come, 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 come fenomeno del mondo moderno. Quindi Zelensky è arrivato al potere come chiara espressione del populismo, eh, come diciamo in Italia naturalmente 5 Stelle che è il modello di questo tipo di forza politica. In questo momento lui ha assunto una posizione dignitosa, una posizione della difesa del paese che è eh, diciamo coerente, che è ferma, che è conseguenziale e noi tutti speriamo che questa posizione ehm, si manterrà nel tempo eh, senza flessioni e senza diciamo sotterfuggi che ci possono essere sempre eh, in guerra, ci sono domande che la gente... Eh, si pone perché ehm, non tutto è chiaro con l'inizio della guerra, non tutto è chiaro perché è stata sminata una parte del diciamo, guarda, diciamo al sud dell'Ucraina, perché i carri armati russi sono arrivati così velocemente. Eh, verso eh, le città chiave, però queste domande si lasciano per il dopoguerra. Sì, adesso cioè... è un leader del paese in guerra e tale deve rimanere. Grazie. Marco Darquino, tu sei stato anche tu eh, molto critico sull'invio delle armi agli ucraini, no? Vediamo. No, cioè il collega... Vediamo adesso. Ecco, prego. Beh, soprattutto sul riarmo europeo. Sono, ottimista. sono meno ottimista di Antonella, Antonella Boraleri, molto meno ottimista, perché l'Europa si sta avviando sulla strada di un riarmo naziona, nazionale e nazionalistico, senza un progetto vero di integrazione della difesa estera comune, che sono i due perni su cui dovrebbe camminare questa operazione. E avviene in un momento, come ricordava la professoressa, in cui in Ucraina, come in altri paesi europei le forze populiste, populiste sta, stanno assumendo forza. È molto rischioso l'involuzione che accade in un contesto sociale, politico, di forti disagi e di domande di contrapposizione radicale che crescono in tutto il continente. Est come ovest le elezioni francesi dicono qualcosa anche in questo senso. Ecco, questo è uno scenario preoccupantissimo. Eh, scusami eh, Marco c'è sì, un problema di audio, la eh, eh. lo sentiamo a scatti il direttore di Avvenire, fermiamoci un attimo, vediamo di sistemare il collegamento, eh, il suo ragionamento però ci porta tra un attimo arriviamo a quello che è successo ieri eh, in Francia, intanto saluto Paolo Sottocorona pronto per raccontarci l'inizio della settimana dal punto di vista del tempo. Buongiorno, dal punto di vista del tempo eh, la prima immagine, quella della foto di, di circa mezz'ora fa, parla da sola di nuvole, ce ne sono veramente poche, anche la previsione per oggi conferma questa, questa situazione con qualche nuvola che si affaccia da ovest, il grigio che appare qui e là, ma comunque tempo decisamente stabile. Domani sicuramente c'è qualche nuvola in più, un po' di grigio, ma vedete che di piogge sostanzialmente, a parte queste debolissime che si trovano a ovest, fra Corsica e Sardegna, anche lì isolate, molto deboli, quindi quasi nulla. Però qualche copertura del cielo c'è: mercoledì si riconferma una situazione di tempo stabile. Con poche nuvole che riguardano diciamo, soprattutto le isole maggiori. In questo contesto le temperature piano piano risalgono, perché avevano provato a salire, poi sono scese adesso stanno risalendo come un po' è normale che succeda in primavera la foto di, di Luciano da Porto Recanate è un po' spettrale un mare d'inverno con questo gioco di linee verticali dei pali e quelle oblique delle, delle ombre, speriamo tutti per cento motivi che queste spiagge si riempiano anche perché cominciano in questa stagione i lavori, certo. no? di ristrutturazione, di ri riverniciamento, di rinfrescatura degli stabilimenti balneari, al di là di tutto il problema delle concessioni che è un'altra partita. No, no, per carità, non volevo parlare no, di no, questo. No, no, è la foto che ci ha ispirati. <ride> Grazie, qualche eh, minuto di pubblicità, ripartiamo sentendo le dichiarazioni a caldo di Macron, di Marine Le Pen e di Mélenchon. compatriotes français de métropole français d'outre-mer et français du monde cari concittadini i francesi si sono espressi Ho l'onore di sfidare il presidente uscente so al secondo turno momento decisivo per il del futuro della Francia nulla sarà come prima Je perché intendo tendere la mano a tutti coloro France, che intendono lavorare per il bene del paese sono pronto a inventare qualcosa di nuovo per riunire le diverse le varie sensibilità per costruire con altri un'azione comune per il bene della nazione e per il nostro futuro. Questo è il nostro dovere. È mio dovere dirvi che in quanto sono il più anziano forse in questa sala, è l'unico compito da svolgere, è il compito... La du ravin. di ricostruire il paese, ripartire dalla fonte. Voi avete le risorse per farlo. Voi siete nelle condizioni di condurre questa battaglia. Allora, era importante sentire anche Mélenchon perché lui ieri ha detto che eh, neppure un voto dovrà andare eh, alla candidata della, della destra Marine Le Pen. Eh, insomma, è una bella partita. Vedete eh, la percentuale di Macron, della Le Pen e di Mélenchon? Che peraltro ha rischiato il colpo a sorpresa e di superare, addirittura di andare lui al ballottaggio, ovviamente. I voti nei, eh, che gli si sono stati eh, attribuiti saranno importanti per il ballottaggio. Lui ha dato un orientamento di voto, poi gli elettori nelle, nelle, nelle une decidono eh, come intendono decidere. Eh, che cosa ci racconta questo voto di ieri? Perché ci sono dichiarazioni, per esempio. Eh, ieri Ricoletta no, ha detto sarebbe, adesso lo semplifico così, una catastrofe se vincesse Marine Le Pen ma la prima um, considerazione che farei è che in Francia oltre al 50% degli elettori ha espresso un voto antisistema, cioè il voto che ha dato sì. Marine Le Pen, il voto di Mélenchon, il voto di Zemmour è un voto appunto contro l'establishment eh, la seconda riflessione è che mh, è probabile che Macron otterrà un nuovo mandato, che vincerà il ballottaggio e tuttavia non possiamo non riflettere sul fatto che una candidata un oh, po' quello che scusa di troppo che diceva Marco D'Arquina a proposito dei sovra... del sovranismo una ebonismo. destra, sì la candidata della destra identitaria che pure cerca, ha cercato di apparire più moderata sì. in questa campagna elettorale ma resta anche una eh, riconosciuta alleata di Putin stacca di 4 punti percentuali, il presidente in carica impegnato in queste settimane in una diplomatica telefonica con Putin abbastanza sì. um, forte. Quindi insomma ci racconta molto anche di quanto sia evidentemente per gli elettori francesi lontana la guerra e le armi uh, ucraine. Um, secondo me è importante questo discorso Andrea anche per quello che accadrà in Italia l'anno prossimo quando si voterà alle politiche sì. e in generale in Europa. Um, la guerra in Ucraina sembra distante perché come se paradossalmente fosse la destra, tanto più la destra identitaria, a occuparsi di più, a occuparsi maggiormente delle condizioni di vita. Dei ceti più disagiati. Anche la facilità con cui la sinistra dice facciamo a meno delle risorse delle materie prime russe, facciamo a meno del gas, del petrolio, sì. del carbone russo, questa posizione così forte espressa anche dal Parlamento europeo. Forse non ci rendiamo conto di quali conseguenze, conseguenze esiziali ciò comporterebbe per le imprese e quindi per le famiglie italiane, tedesche ed europee, per le economie no. manifatturiere come quella dell'Italia, della Germania. E allora il paradosso è che la sinistra sembra indifferente, meno attenta. Queste condizioni di vita, le condizioni di vita dei ceti più disagiati, mentre la destra si fa portatrice, cioè si fa interprete eh, di queste istanze. così Orbán in Ungheria ottiene il quinto mandato dopo 12 anni di governo. Vince in Serbia un premier filo russo, filo Putin. Marine Le Pen stacca per 4 punti, 4 punti Macron. E in Italia vedremo cosa accadrà. Allora, a questo proposito, voglio sentire Antonella Boralevi, vi faccio sentire un, minu è un minuto. Letta, ieri eh, intervistato. Eh, dall'uscita annunziata il, il giorno prima Berlusconi all'appuntamento all di Forza Italia a Roma a proposito di Putin non parlava dall'inizio dell'invasione Berlusconi di Putin sentiamolo noi siamo sempre sul bilico in questa vicenda il bilico eh, in, in bilico vuol dire il rischio di avere un'escalation militare ancora più pesante e credo che questo sia quello che tutti vogliono evitare, ma credo che l'Europa in questi mesi, in questo mese e mezzo, perché ormai è un mese e mezzo, si sia comportata con una unità che io francamente non mi aspettavo, un'unità molto maggiore rispetto a quella che ci si potesse aspettare. Da oggi noi dobbiamo far nascere l'Europa della difesa, perché eh, il futuro nostro è legato alla nostra capacità di proteggerci ma anche di far vincere i valori europei. se vincere alle penne è un terremoto politico senza precedenti in Europa. Una cosa mai vista e io penso sarebbe una cosa che sfascia l'Europa. Veri e propri crimini di guerra sono stati compiuti e la Russia non può negare le sue responsabilità. Vogliono nascondere di essere. Profondamente, come dire, deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin. Antonella, Antonella Boralevi, eh, insomma, se avete sentito Berlusconi, ampiamente anche ne, insomma, nel fine settimana se ne è parlato, Berlusconi che secondo insomma, molte eh, ricostruzioni avrebbe più volte tentato di parlare direttamente in queste settimane con Putin senza mai riuscire a farlo. Eh, allora, a proposito di Francia, non so se volevi ovviamente dire qualcosa anche sul turno prossimo di ballottaggio in Francia. Antonella. Sì, volevo anche dire che Berlusconi, eh, secondo me, ha fatto davvero bene perché ha eh, espresso con chiarezza, senza mezzi termini, ha nominato la Russia attaccandola al concetto dei crimini di guerra. Guardate, è una cosa secondo me che va tenuta davvero in considerazione. Dopo appunto 40 giorni in cui eh, aveva taciuto e tutti lo avevano accusato di tacere, secondo me questa è una cosa da rimarcare. La Francia, eh, la Francia ha avuto un uh, elettore su quattro che non è andato a votare sì. e a Parigi, che è la città che in cui io vivo anche in parte, quindi conosco molto bene, uno su due non è andato a votare. Il problema della Francia sono le banlieue, sono quelle da cui poi sono nati i gilet gialli, cioè il tema dell'elezione francese è che i francesi non vedono la Le Pen come una tragedia per l'Europa, ma alcuni di loro la vedono come quella che invece si occupa degli esclusi, dei dimenticati, delle periferie. Certo che eh, io credo che eh, davvero sarebbe una tragedia per l'Europa se arrivasse in uno eh, dei paesi fondatori al potere una persona filo-Putin. Cioè se noi proviamo, qui chiudo, a guardare tutto quello che ci accade come se stessimo su una collina e mh, come faceva in guerra e pace Pierre Bezukov, noi vedremmo che si stanno muovendo talmente tante cose tutte insieme che davvero eh, insomma, bisogna confidare nella forza dell'Europa e io credo nella forza delle sanzioni economiche e della globalizzazione. Perché sì. non è mai stata qui nominata la Cina, ma è la Cina che in questo momento ha in mano, secondo me, le redini della situazione. Cosa poi succederà dopo? Ovviamente la Cina all'Europa, non, non ci vuole molto per capire che eh, l'Europa non fa molto piacere alla Cina come... Competitor, però gli fa piacere come mercato. Quindi, secondo me, eh, davvero ha eh, ragione Letta. Ma io penso che i francesi, pur, alla fine, anche quelli, appunto, daranno retta a Mélenchon. Io non credo che la Le Pen vinca. Vediamo, no? Tanto noi saremo qui a documentarlo. A proposito di Bonlier faccio un attimo un'altra incursione con l'analisi chirico, perché ha pubblicato eh, da diciamo un mese a questa parte per PM Prigioniere Saman. E le altre perché l'Islam ha un problema con le donne. Ho fatto un acrobatico. Eh, eh, parallelo quando parlo di bollie no, nelle bollie ci sono molti no? no il, il link c'è eh. perché il presidente Macron ha fatto una legge contro il separatismo islamista cioè contro quella immigrazione musulmana che anziché integrarsi crea delle sì. comunità dentro la comunità dove pre pre pretende di continuare a esercitare le sue leggi e quindi anche le sue, i suoi costumi e le sue tradizioni peggiori come quella dei matrimoni forzati e poi perché Marine Le Pen ha fatto un cavallo, un cavallo di battaglia la lotta al velo islamico più moderata di Zemmour però insomma. L'introduzione del, no? del principio um, della preferenza nazionale. Sì, Marine Le Pen in questa, in questa uh, elezione ha voluto mostrarsi appunto, più moderata, si è espressa con toni più moderati, e probabilmente questo anche diciamo, le, la, il massimalismo di Zemmour l'ha avvantaggiata perché è apparsa come una donna uh, rassicurante e capace di imprimere un cambiamento. Dopodiché, secondo me è importante se vogliamo che la parola democrazia, quella che vogliamo difendere in Ucraina, mantenga un significato anche in Italia, in Francia, in Europa. Dobbiamo porci qualche interrogativo sul fatto che ormai alle elezioni spesso meno della metà degli aventi diritto si reca alle urne e sul fatto che ehm, ci sia una distanza così forte tra quello che magari si pensa nei centri delle città e quello che il resto della provincia, dei, dei paesi, in Italia no? o in Francia. Come al solito, dono, <ride> le parti profonde dei paesi, no? Non votano Forse come votano le, le grandi città. anche le democrazie che vogliono esportare la democrazia altrove non sono proprio efficientissime, sì. non se la passano benissimo in questo momento. Allora, periodo. un tweet di chiusura anche a Marco Tarquino: volevo, non so se volevi aggiungere qualcosa, ma volevo tornare sulla guerra perché mi pare tu abbia detto qualche giorno fa ci vorrebbe un grande movimento dal basso di cittadini in favore della pace? Certo, certo, anche sul tema controverso delle sanzioni, sapete come la penso sul punto. Io credo che quelle che valgano di più sono quelle che noi, col voto col portafoglio, come lo chiama qualche economista, possiamo fare. Io sono uno di quelli che aspetto il riscaldamento a casa propria, per non fare il pieno ai carri armati di Putin. Che poi, mentre penso che le sanzioni organizzate purtroppo dicono che consolano i blocchi nazionalisti intorno agli autocrati e non hanno mai abbattuto un regime, questo è il verdetto sì. drammatico della storia che abbiamo alle nostre spalle. Ma due cose voglio dire rapidissimamente, Andrea. Se guardiamo questa crisi da vicino, vediamo la sofferenza delle persone. Se la guardiamo da lontano, vediamo non la tragedia dell'Europa, ma la tragedia del mondo per il rischio della diminuzione del ruolo dell'Europa spaccata verticalmente al proprio interno da una guerra senza scampo e senza via d'uscita fra i suoi due polmoni, come li definiva. Giovanni Paolo II, il sì. polmone orientale e quello occidentale. occidentale. E questo è il dramma vero per la storia, perché avremo una Cina che si avvantaggerà, l'ho già scritto questo, e, sta, e avrà una Russia in condizione subalterna dal punto di vista economico, ma anche un'America che avrà di nuovo un'Europa che non è un pilastro unico, ma tanti pilastrini. Quindi sì. bisogna che in Francia vinca Macron, che a me fa venire il mal di pancia per alcune cose, e avvii un grande processo con Germania, Italia e Spagna. Perché, se aspettiamo tutti gli altri, l'Europa non andrà avanti. Bisogna che qualcuno prenda il coraggio di una sì. velocità diversa nell'integrazione politica. Ah, questa è una cosa che molti dicono: la cooperazione rafforzata. Insomma, non si può pensare a mantenere l'unanimità, questa questione di rimente in Europa. Babbetou, eh, velocissimo di Lido. Io dicevo oggi Draghi e Di Maio in Algeria. L'Algeria, nel famoso voto dell'altro giorno per escludere la Russia. Eh, dal Consiglio dei diritti umani ha votato contro. Cioè noi eh andiamo a cercare il gas in un altro paese che non è proprio campione di democrazia. Assolutamente così? no. L'Algeria per forza ha votato contro perché escludere la Russia voleva dire eh. Eh, avere una superiorità morale che l'Algeria non ha. Per il resto bisogna fare esercizio di pragmatismo. La maggior parte dei fornitori di energia al mondo, ad esclusione degli Stati Uniti, sì. sono tutti paesi che interpretano in maniera piuttosto autoritaria la propria governance. Non c'è dubbio. Eh, Mirta, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno Andrea, buon lunedì a te. Beh, inizia una settimana davvero decisiva, perché secondo tutti gli analisti la battaglia del Donbass sarà la battaglia decisiva, quella che deciderà chi ha vinto la guerra, se gli ucraini reggono davvero possono mettere le loro condizioni, se invece... Putin sfonda in Donbass, eh, cambia completamente la condizione del negoziato, seppur di un negoziato al momento fantasma, intanto l'Europa si muove, in Francia grande preoccupazione per il secondo turno tra Macron e Le Pen che è una partita del tutto aperta secondo quello che ci arriva da Parigi l'Austria, il cancelliere austriaco arriva a Mosca a parlare con Putin il weekend um, è stato um, puntellato dal viaggio di, di Johnson a Kiev, con noi molti ospiti naturalmente ripartiamo dal tappeto ripartiamo dalla, dalla, dal campo di battaglia eh, arriveremo in Donbass nelle zone più Pericolosa in questo momento, vi racconteremo quello che è stato ormai definito il triangolo della morte attorno a Kiev e ancora l'aeroporto di Nipro bombardato con noi molti ospiti Goffredo Buccini, Maurizio Fioravanti, Ignazio Larussa, Peter Gomez, arriva Carlo Calenda e poi ancora David Parenzo, Tommaso Cerno, Francesco Borgonovo e eh, Antonio Padellaro. Vi aspetto con notizie e commenti come sempre. Grazie eh, Mirta, grazie a Mirta. Eh, allora io ringrazio eh, la professoressa Oksana Pazlowska, eh, grazie eh, per questo suo intervento e per le tante cose su cui eh, abbiamo come dire, riflettuto, grazie ad Annalisa Chirico, grazie a Marco Di Liddo, grazie, eh, grazie al direttore di Avenire Marco Terquino, grazie a Antonella Boralevi di cui voglio ricordare il suo ultimo romanzo Magnifica creatura per la nave di Teseo. Eccolo lì, ecco. Grazie, grazie a tutti. Noi ci vediamo domani stesso luogo, stessa ora. Vi lascio alla tira